oramai è solo il governo, si va avanti solo a decreti governativi. Quindi la volontà dei cittadini non c'è più. Stiamo qui, stiamo lottando proprio per riportare i cittadini dentro il Parlamento. Quindi questa è una battaglia che si fa tutti insieme. Ma il fatto che se si critica poi l'unica strada è uscire dal movimento non è un po' un vulnus? No, non è che se si critica si esce dal movimento. Solo che dire ad una persona, se oggi noi siamo qui, dobbiamo dire grazie anche, soprattutto grazie al Grillo, perché lui ci mette la faccia in prima persona, rischia tutti i giorni, sta nelle piazze, sta con la gente, in un momento in cui scoppiano casino un po' ovunque, quindi dire che la colpa adesso è di Grillo. No, diciamo, la critica era gli attacchi al Parlamento forse hanno disorientato gli elettori. No, ma gli attacchi al Parlamento? Ma mi dite una legge fatta dal Parlamento negli ultimi 10 anni? Si va solo avanti a colpi di decreti governativi che vengono poi convertiti in legge. Ma il Parlamento a cosa serve? Non è più una democrazia parlamentare questa. E questo è il problema. Allora noi stiamo qui per portare avanti questa battaglia forte, dobbiamo ridare il Parlamento in mano ai cittadini e mettere il Parlamento di nuovo al centro del sistema. Devono essere i cittadini a scegliere, a decidere le proprie leggi. Ma qual è il motivo per cui quando si critica il risultato è non vale niente, esce dal movimento? C'è la possibilità, l'esercizio, il diritto di critica o no? Ma la critica deve essere costruttiva, non distruttiva. Noi facciamo sempre riunioni continuamente nel nostro gruppo, proprio perché si discute. Quando la critica è costruttiva ben venga, ma quando si vuole demolire no, allora non va bene, significa che non si sposa il progetto. Ci saranno altre persone che usciranno dal movimento, altri deputati e senatori? Fino ad ora non è uscito ancora nessuno, quindi quando usciranno, se c'è qualcuno che non sposa più, ma non è un problema, se qualcuno non si sente in linea con il progetto esce tranquillamente, qua noi siamo altamente democratici, quindi non è un problema. Ma che dopo 3 mesi già ci siano queste spaccature all'interno del movimento non è una sconfitta? No, ma non sono, ma è giusto che sia così, non sono spaccature. Ci dice il nome, ci ricorda? La Banda, grazie.